Direttrice, lei ha detto che il carcere non è un luogo indifferente, bisogna trovare e organizzarsi per migliorare ciò che fa la differenza. Ecco, iniziative come questa è sembrata una sorta di appello al territorio ad aprirsi alla struttura penitenziaria. Assolutamente, l'intervento che facciamo quotidianamente, insomma, che è richiesto a noi operatori penitenziari in primis, non può funzionare in modo esclusivo, quindi è necessario che siamo appoggiati anche dalla città, dalla comunità esterna, dalle istituzioni, e l'incontro di oggi è stato sicuramente un segno tangibile di questa importantissima funzione di raccordo del carcere con la comunità esterna. E crediamo fortemente anche nell'importanza di diffondere, di far conoscere il mondo del carcere anche all'esterno, anche alle scuole, perché soprattutto anche dai più giovani, dagli alunni, che deve partire in qualche modo il maturare un senso non di diffidenza ma di apertura, di dialogo e di scambio, e quindi crediamo assolutamente che anche i nostri detenuti possano beneficiare di questo, perché una volta terminata l'espiazione della pena all'interno della società civile che andranno a reintegrarsi, quindi è importante che vengano accolti in maniera positiva. Le chiedo anche, visto che recentemente se ne è pure parlato, quali sono le condizioni generali che riguardano il carcere con riferimento anche al fatto che una sola delle sezioni di cui si compone è attualmente aperta. Sì, attualmente abbiamo attiva una sezione, abbiamo circa una ventina di detenuti, siamo comunque sempre in contatto con i superiori uffici, con il provveditorato e il dipartimento per far sì che vengano avviati gli interventi di manutenzione necessari per riuscire a riallargare gli spazi detentivi. Dottore Montalbano, c'è anche, come ha sottolineato la direttrice, una grande attività che si svolge all'interno del carcere, ce ne parli? Sì, assolutamente sì, questo è, diciamo, il risultato anche della collaborazione che avviene tra l'istituzione carcere e le altre istituzioni che abbiamo. L'altro giorno ad esempio abbiamo svolto un corso di BLSD, di primo soccorso in favore dei detenuti, e il corso è stato fatto dalla centrale operativa del 118, quindi una collaborazione efficace con la regione siciliana in questo caso. Qui adesso oggi abbiamo visto come il territorio ha partecipato a questi avvenimenti contribuendo con le associazioni, ad esempio l'associazione Avuls o la Interwill, dare conforto materiale e morale ai detenuti. Ci sono anche le scuole, quindi abbiamo il Donna Arena, l'Istituto Scolastico Donna Arena, che ha intercettato un finanziamento PON di ben 95.000 euro ed è riuscito a fare così ristrutturare tutte le attrezzature della cucina dei detenuti per il loro laboratorio scolastico, in quanto il Donna Arena qui ha delle classi, ha una sezione carceraria e riesce a formare, a dare formazione ai detenuti. E quindi abbiamo adesso il risultato di una cucina che ha grandi tecnologie, è all'avanguardia, e i detenuti possono anche imparare ad utilizzare questa attrezzatura anche per un futuro. Abbiamo quindi una sinergia tra quella che è l'istituzione carcere e il territorio e le istituzioni esterne, e devo dire, devo assolutamente apprezzare quella che è la comunità saccense, che veramente con molto entusiasmo partecipa sempre attivamente alle attività del carcere.